Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Business Leader. Anche oggi commentiamo le tematiche del lavoro dal punto di vista legale, perché sappiamo spesso che le difficoltà ad assumere da parte delle aziende o la difficoltà a stabilizzare i contratti non deriva solo dalle incertezze economiche, ma più spesso sono da attribuire alle incertezze legislative, alla cornice normativa che ha cambiato più volte forma e sostanza, anche se certamente con l'intento nobile di rilanciare un mercato in forte sofferenza, però probabilmente andando come risultato nella direzione opposta. Gli interventi degli ultimi anni, di colore politico diverso, hanno avuto certamente il merito di ridurre il contenzioso dei tribunali, ma di certo non hanno creato opportunità professionali, perché quelle arrivano da un sistema produttivo che funziona, che corre, e da aziende sane che hanno le condizioni per continuare a svilupparsi, magari anche contando su un paese che non cambia leggi continuamente, troppo frequentemente. E quindi, di che tipo di consulenza legale ha bisogno un'impresa che deve affrontare scenari economici sfidanti e un quadro domestico complicato che a volte sembra voler mettere i bastoni tra le ruote? Anticipo che abbiamo intitolato questa puntata di Business Leader il giuslavorista internazionale, perché il nostro ospite è, tra le altre cose, anche il fondatore di un network transnazionale di cui vale la pena conoscere l'attività. Può darsi che anche dandosi una dimensione internazionale si possa dare il contributo appunto a in qualche maniera risolvere questo tema del mismatch, che è un po' lo spirito del nostro programma. Allora, benvenuto all'avvocato Franco Toffoletto, managing partner dello studio Toffoletto De Luca Tamaio. Ben trovato, grazie, buonasera. Grazie a voi. È uno dei più grandi studi legali nazionali specializzato appunto in consulenza per le imprese in materia di diritto del lavoro e sindacale. Le piace il titolo il giuslavorista? Molto. Internazionale, si sente in questa veste, insomma, le si adatta bene, immagino, visto che è stato il fondatore di questo network di cui parleremo tra poco. Molto, mi piace molto. Just Laboris è stata una gran bella avventura, una bella visione che abbiamo avuto con alcuni studi europei. Abbiamo cominciato nel 2001 in 5 e adesso siamo in 54 paesi nel mondo, quindi è stata una crescita importante. Noi ci piace chiamarla alleanza, perché è un po' più di un network, perché ha anche delle obbligazioni nel modo di aiutare le aziende. Il nostro concetto è quello di aiutare le aziende nella gestione dei problemi transnazionali e internazionali, perché oggi, ormai da 20 anni, le aziende hanno una dimensione che copre molte giurisdizioni dove non è sempre facile gestire le risorse umane. Quindi ci chiamiamo Global HR Lawyers, perché vogliamo assistere le aziende nella gestione del problema nelle diverse giurisdizioni, capendo anche il pro e il contro, cioè quali sia sono quelle italiane che vanno ad operare sui mercati internazionali, manca sì, anche quelle straniere che vogliono venire a fare qualcosa in Italia. Sì, perché c'è molta, molta poi disinformazione sulla normativa giuslavoristica, perché tutti ne parlano, ma poi quando si deve andare a prendere delle decisioni bisogna sapere esattamente com'è. Diciamo che non è proprio materia facile per i più. Però, avvocato, adesso ci arriviamo a Just Laboris, partiamo però da quello che, come ho avuto modo di raccontare più volte, è il tema trainante della nostra trasmissione, il tema del mismatch. Aziende che cercano, molte persone che sono a caccia di lavoro, abbiamo un tasso di disoccupazione in Italia superiore al 10%, per non parlare poi di quello giovanile che supera abbondantemente il 30%. Il suo punto di vista, il suo osservatorio sul mercato del lavoro in questo momento, che cosa ci racconta? Ma la situazione va considerata in relazione allo sviluppo tecnologico, cioè al cambiamento che è in corso, che è un cambiamento. C'è sempre stato del cambiamento nel mondo, no? Sembra particolarmente accelerato. Adesso diciamo. È particolarmente accelerato e particolarmente violento, nel senso che è un cambiamento che sostanzialmente mette fuori uso professionalità che fino all'altro giorno potevano trovare occupazione abbastanza facilmente. L'obsolescenza umana, possiamo chiamarla un po' sì, così. E soprattutto ormai
non solo non esiste più il posto di lavoro, ma non esiste più neanche la professione per la vita. Noi, il nostro modello organizzativo dei paesi occidentali, diciamo dove c'era libero mercato, era che uscito dall'università si faceva qualche cosa, comunque finita la scuola si faceva qualche cosa e quello lo si faceva per sempre. Non sarà più così, non è già più così. Quindi le aziende in questo momento hanno delle difficoltà a gestire il cambiamento. E siccome l'innovazione, la tecnologia e comunque l'innovazione in generale non è indifferente alla competenza, e quindi la disoccupazione cresce per le persone che hanno più bassa scolarità. E questo determina il fatto che ci sia un problema di formazione, quindi un problema di scuola, e quindi un problema sia di scuola, perché oggi un bambino di 6 anni, quando uscirà fra 20 anni, saremo nel 2040, quali saranno le necessità del mercato del lavoro nel 2040? Non sappiamo neanche quelle di cui ci sarà 2022, bisogno fra 5 anni. Esatto. E quindi questo è un problema, ma soprattutto poi sarà molto più difficile cambiare lavoro, perché è stato molto più facile nel passato passare da una mansione ad un'altra, nel futuro sarà molto più complicato. È interessante quello che scrive Harari in questo libro interessante che si chiama 21 lezioni per il 21esimo secolo, che descrive per esempio anche l'esercito americano, che per far volare un drone in una zona di guerra bisogna 38 persone, in cui 30 per farlo volare e 8 per analizzare i dati, e nel 2015 non riusciva a farli volare tutti perché non riusciva a assumere le persone. Questo succede anche da noi. Anche per me è difficile assumere le persone di cui ho bisogno in uno studio legale, che sembra quasi ridicolo. E in tutto questo, avvocato Toffoletto, fare consulenza legale ad un'impresa che deve affrontare un problema di questo tipo significa farla in che maniera? Di che tipo di informazioni ha bisogno un'azienda? Il problema più importante è come contrattualizzare tutte le persone di cui magari si sfuma la competenza in tempi abbastanza rapidi? Beh, diciamo che allora le aziende funzionano per procedure. Quello che è il nostro contributo è quello alla, alla regolamentazione delle procedure. Quindi questo è quello che le aziende chiamano partnership, nel senso che non siamo più lo studio legale al quale ci si rivolge nel momento del bisogno perché c'è una causa. Ecco, questa equivalenza non esiste più. Oggi si pensa ai processi, alla digitalizzazione dei processi e alla regolamentazione dei processi in maniera giuridicamente corretta, tenuto conto del fatto che, parlando di aziende globali, le procedure devono essere il più simili possibili, certo, in tutti i paesi, ma tenuto conto delle differenze appunto di ordinamenti giuridici. Quindi è un lavoro che viene prima, che viene fatto. Questo è quello che oggi facciamo per gran parte del nostro lavoro. Lei ha citato una parola che adesso ci serve come assist per partire con il ragionamento successivo: causa. Quindi parliamo di contenzioso fra imprese e lavoratori. Dal 2015 in avanti, con il Jobs Act, sappiamo appunto che si è drasticamente ridotto il contenzioso davanti ai tribunali, le cause di lavoro appunto sono radicalmente diminuite. Adesso in realtà abbiamo forse una tendenza ad un calo di questo rallentamento, però ancora i numeri sono abbastanza significativi. So che lei ce ne ha portato alcuni di particolarmente interessanti che ci danno la dimensione effettivamente di questa riduzione. Sì, se è stato misurato l'effetto degli interventi legislativi dal 2012 al 2017, e stando per dare due numeri, le cause, tutte le controversie davanti al giudice in materia di licenziamenti erano 17.000 su tutti gli argomenti. Nel 2012, nel 2017 erano 6.000, quindi una diminuzione di una certa consistenza. Per quanto riguarda i contratti a termine, che è stato un altro filone che ha provocato un'enorme quantità di contenzioso dal 1962, siamo passati, nel 2012 erano 8.000 e nel 2017 1.000, quindi una diminuzione drastica del contenzioso. Questo probabilmente, questo rallentamento si invertirà in virtù sia delle modifiche legislative sul contratto a termine, sia della sentenza della Corte Costituzionale del novembre del 2018 in tema di risarcibilità dei licenziamenti illegittimi, che ha sostanzialmente tolto l'automatismo che c'era prima, che quindi non portava ad andare davanti al giudice,
riaffidando al giudice la determinazione degli importi risarcitori da un minimo zero fino a un massimo di 36 mensilità. Quindi sicuramente il contenzioso, sia per quanto riguarda i licenziamenti, sia per quanto riguarda i contratti a termine, ricomincerà a crescere. Quindi l'assistenza prevalente, diciamo, legale per un'azienda in questo momento si deve manifestare in che campo prevalentemente, dato per assodato che questo, appunto, tema del contenzioso è un tema meno, in questo momento, meno importante per l'azienda, per fortuna, sperando che non ci sia poi un risveglio, sì, proprio perché anche la normativa ha ricominciato a cambiare. Abbiamo il decreto dignità che tra un po' peraltro celebrerà anche il suo primo compleanno, ma l'assistenza legale e azienda, quali sono le sfide per un'impresa per le quali un legale deve assisterla? È quello che dicevo prima, intervenire sulle procedure. Ci sono clienti per i quali lavoro da 20 anni e non ho mai fatto una causa. Quindi non è che il nostro lavoro sia fare solo cause, anzi il contrario, è fare in modo che non ci siano. Perché? Perché bisogna pensare alle cose prima. Quindi le procedure riguardano tutta la disciplina dei rapporti, dall'assunzione fino anche a come si fanno i licenziamenti, ma deve essere tutto pensato prima e fatto bene in armonia con quello che è l'ordinamento giuridico del paese. Certo, avvocato, ce lo diceva lei poco fa, i contratti a termine oggi hanno uno spazio di utilizzo più limitato, massimo 24 mesi. Le aziende sono felici di questa flessibilità o tutto sommato preferirebbero stabilizzare e assumere con più garanzie? Qual è la percezione che avete? Ma la storia del contratto a termine, già i dati internazionali ci dicono che non è vero che da noi ci sia un abuso del contratto a termine, perché anche in tutti gli altri paesi europei i numeri sono superiori ai nostri. Il contratto a termine è un contratto che viene utilizzato spessissimo, perché in alcuni business, in alcune industrie non se ne può fare a meno, certo. Cioè non è possibile farne a meno, quindi già il fatto, era stata fatta una norma piuttosto semplice, c'erano 36 mesi, punto e basta, e tanto è vero che abbiamo visto i numeri prima. Oggi avere creato quella complessità certamente crea un problema alle aziende, che in alcuni casi non sanno più che cosa fare. Quindi questa è certamente impossibile bloccare o limitare il contratto, se non come era stato fatto prima, con un limite temporale di 36 mesi nei quali, all'interno dei quali, che poi guarda che non è tanto diverso da quello, certo, che succedeva una volta, perché adesso tutti rimpiangono il contratto di formazione e lavoro, ma il contratto di formazione e lavoro era un contratto a termine senza motivazione, quindi in realtà il contratto di inserimento che è stato fatto dopo, nel 2003, era un contratto a termine senza motivazione, quindi stiamo sempre parlando della stessa cosa. In realtà abbiamo questo strano atteggiamento in Italia di tornare sempre indietro senza fare delle valutazioni. Di guardare un po' troppo spesso con lo specchietto retrovisore, sì, quando il mondo invece sta andando da tutt'altra parte e richiederebbe avere appunto una visione. Un suo collega che ho intervistato la settimana scorsa mi diceva che le aziende, più che delle questioni contrattuali, però pesa il tema del costo del lavoro, il cuneo fiscale che non si riesce a ridurre. Secondo lei questo è il vero limite a nuove assunzioni? Allora, il tema del costo del lavoro è un tema complesso. Noi abbiamo una specie di ufficio studi, chiamiamolo così, che si chiama digitale, che si chiama The Law Maps, che fa vedere su alcuni argomenti com'è la situazione in tutti i paesi che coperti da Ius Laboris. Quindi certe volte riusciamo ad arrivare anche a più di 50 paesi. Abbiamo fatto una law map che riguarda proprio il costo del lavoro. E non è così vero che noi siamo fuori da ogni limite, più o meno, anzi rispetto alla Germania e alla Francia siamo anche leggermente inferiori al Belgio, siamo anche leggermente meglio. Certamente si può fare qualche cosa, certamente il costo del lavoro è un impatto, il problema è che questo finanzia il sistema pensionistico e se tocchiamo, certo, il sistema pensionistico sulle prestazioni e poi e diminuiamo le contribuzioni, diventa poi difficile capire come stiamo insieme, tenuto conto che già secondo i dati della ragioneria italiana, peggio secondo la ragioneria europea, nel 2040 saremo nella stessa situazione del 2011 quando è intervenuta la Fornero. Quindi è un discorso molto delicato. Molto delicato, e il processo demografico, diciamo, che è in corso nel nostro paese non aiuta molto. Allora andiamo all'attività di Ius Laboris, questo team di giuristi, di imprese, del lavoro appunto di carattere internazionale che voi avete contribuito a formare nel 2001, eravate
5 all'inizio, 5 paesi che avevano aderito al network, adesso invece nel network ci sono 165 città, 1400 professionisti, una rappresentanza di 55 paesi. Allora, che cosa racconta l'Italia a questo team? Racconta delle storie interessanti, ogni tanto li stupiamo anche. Davvero? Sì, beh, con le riforme che abbiamo fatto nel 2012 e nel 2015, in realtà che abbiamo presentato, mi ricordo la prima volta a Seoul in Corea, gli avvocati mi dicevano, ah beh, noi non avevamo capito che cosa avevate fatto. In realtà siamo stati i primi a fare delle modifiche che poi hanno seguito gli altri. Per esempio la Spagna ha poi ridotto da 36 mesi a 24 mesi il massimo di risarcibilità del danno. Noi adesso abbiamo fatto il contrario, no? Ma in realtà in quel momento lì noi avevamo fatto quello che poi tutti i paesi hanno cercato di fare. L'abbiamo fatto in un tempo abbastanza limitato con una certa efficienza. Quindi un vantaggio competitivo che ci siamo, come dire, tenuti per poco tempo, ecco. Sì, però in quel momento lì avevamo acquistato una fiducia nel sistema che adesso stiamo riperdendo nuovamente, e questo è il danno peggiore, perché le aziende non vogliono controversie e quindi già il nostro sistema giudiziario non è considerato particolarmente efficiente. Questo è un danno pazzesco anche proprio per la misurazione del PIL. E quindi di fatto in quel momento lì noi potevamo vendere il sistema Paese Italia molto meglio di adesso. Adesso è un po' più difficile perché possiamo dare meno sicurezze. Il dire il dipendente può andare a chiedere 36 mensilità anche dopo un mese di lavoro è una cosa che crea molto più sconforto rispetto a prima. In molti altri paesi del mondo, avvocato Toffoletto, funziona anche molto bene il tema della flex security, cioè chi perde il lavoro riesce a trovarlo in tempi abbastanza rapidi, e questo è un tema sul quale noi non abbiamo avuto mai particolare successo, anche se magari col meccanismo del reddito di cittadinanza si vorrebbe fare in modo che anche questo meccanismo funzioni. Vedremo adesso se una volta percepito il primo assegno, le persone appunto che hanno diritto a fare questo primo colloquio di lavoro riusciranno ad essere reinserite nel circuito lavorativo. Ma a parte questo frangente di grande attualità, perché siamo così diversi in questo tema? Perché non ha mai funzionato il collocamento pubblico, di fatto non ha mai funzionato. Cioè, ricordiamo che nel 1970 il collocamento pubblico era l'unico. Tutto era vietato, il collocamento privato, cioè non potevano esistere le agenzie che sono nate molti anni dopo, cioè negli anni 90, prima era un reato fare quel mestiere lì, e soprattutto non si poteva assumere la persona che si selezionava, bisognava fare una richiesta cosiddetta numerica all'ufficio del collocamento che mandava le persone che già. Questa cosa non ha mai funzionato, tant'è vero che immediatamente dopo ho cominciato a derogarlo, fino a che le deroghe erano talmente tanto che hanno cambiato il sistema. Però per 20 anni è andato avanti così. E il collocamento pubblico, adesso l'idea che il collocatore pubblico sia in grado di fare un lavoro così complesso, per me è abbastanza utopistica. Vedremo. Di fatto anche noi abbiamo sempre avuto un sistema di flex security, perché abbiamo sempre avuto un sistema di assistenza post lavoro. In realtà in alcuni paesi si ritiene un sistema di flex security il trattamento di fine rapporto, che noi consideriamo qualche cosa di dovuto, ma per gli altri paesi invece è un sostegno alla disoccupazione, quindi è una questione di percezione. In altri paesi chi non si adatta ad una nuova opportunità professionale che gli viene trovata perde l'ammortizzatore sociale, da noi invece diciamo non c'è questo automatismo, non so se sia un bene o un male, ma di fatto in questo punto siamo appunto profondamente diversi da altri sistemi. Diciamo che nel nostro paese il sistema pubblico funziona peggio che negli altri. Ecco, diciamo così. Poi tutte le assistenze non sono così diverse alla fine. Certo è che c'era un'assistenza sempre a chi l'occupazione ce l'aveva avuta e non a chi non l'aveva mai avuta. C'era questa sperequazione. C'è stato il nostro sistema di cassa integrazione, esiste da sempre e ha sempre funzionato abbastanza. Quindi in realtà il creare nuovi posti di lavoro vuol dire creare impresa nuova, vuol dire innovare, non tenere in piedi aziende che non funzionano. E questo, però, per fare azienda nuova ci vuole fiducia nel sistema, fiducia nel paese, ci vuole mercato, ci vuole tutto quello. Se arriva qualcuno con un po' di capitali dall'estero, trattenerlo e naturalmente non farlo scappare.
tenuto conto che l'Italia è adorata da tutti i paesi del mondo che vorrebbero venire qua a fare business. Quelli che non vengono è perché non si fidano del sistema. Non si fidano del sistema, non si fidano in particolar modo, lei mi diceva, dell'apparato giudiziario, che è molto lento e chiaramente parte una causa, non si sa quando termina, quindi dall'estero sì, ma non anche si avventurano. In generale dal sistema normativo, perché... perché troppe volte, anche fiscale, troppe volte ci si trova con norme che retroagiscono, quindi prendo delle decisioni in base a una situazione, le aziende non si fidano che vengano mantenute le promesse, diciamo così. Volevo conoscere il suo parere anche rispetto ad un altro tema di grandissima attualità, i contratti di lavoro per i cosiddetti lavoratori della gig economy, nella fattispecie quelli del delivery food. Quale sarebbe secondo lei una buona soluzione per gestire questo tema? Perché al momento l'orientamento dei tribunali non è esattamente nella direzione che vorrebbero i lavoratori di questo settore. Mi sembra che sia acquisito un fatto che difficilmente può essere smentito alla luce di quello che è la storia del diritto del lavoro dal 1942, da quando c'è il codice civile, che quello non è lavoro subordinato. Cioè tutti i giudici hanno detto la stessa cosa, cioè nessun giudice ha detto qualche cosa di diverso. Adesso abbiamo una sentenza della Corte d'Appello di Torino che dice essere un rapporto di lavoro continuativo e coordinato con certe caratteristiche, cosiddetto eterorganizzato. Adesso, senza scendere nei tecnicismi, perché sennò gli ascoltatori si annoiano. La questione è che in realtà, essendo un rapporto di lavoro autonomo, è difficilmente tutelabile con le richieste che vengono fatte, è molto difficile, a prescindere dal fatto che sia vero che ci sia un rapporto, un contratto di lavoro con i soggetti che offrono il lavoro, perché in realtà è un lavoro di intermediazione tra due soggetti, quindi in realtà si potrebbero immaginare delle tutele di base, ma vanno fatte specifiche per quell'attività. È un'attività che c'è, fatta così, se no non c'è l'attività. Quindi non è che si possa andare a fare troppa regolamentazione. È un tema del quale sicuramente continueremo ancora a parlare per un po'. Avvocato, un'ultima considerazione. Lei è considerato un grande innovatore e artefice dei successi anche del suo studio grazie a due aspetti che sono stati fondamentali per il suo sviluppo. In particolar modo lei è andato verso la strada dell'internazionalizzazione, ne abbiamo parlato fino a poco fa. Poi ha approfittato di tutte le opportunità della digital transformation, ormai la chiamiamo così, per dare questo connotato dal punto di vista digitale molto forte al suo studio legale. Che cosa ha fatto esattamente? Come lo racconterebbe? Ma non lo so nemmeno io, perché in realtà io sono considerato un esperto di informatica, ma in realtà sono un cialtrone che non sa niente di informatica. L'ha fatto a sua insaputa? L'ho fatto, sì. Diciamo che la storia comincia nel 1980, quando mi iscrivo ad un corso per imparare a usare il calcolatore della Corte di Cassazione per fare le ricerche. Lì capisco la potenzialità dello strumento. Non sapevo niente di computer. Nel 1980 i computer erano dei grandi mainframe in palazzi con i fisici, in camice bianco, era tutto un mondo completamente diverso. Io ho cominciato a capire che le cose potevano e ho cominciato a lavorarci, poi sono nati quelli che poi sono stati definiti personal computer, lì ho capito che si potevano fare delle cose e allora ho cominciato a parlare, a digitalizzare i processi all'interno dello studio. Ho cominciato verso la fine degli anni 80, poi a metà degli anni 90 ho fatto un software che includeva tutte le funzioni di uno studio, che poi è andato avanti e si è sviluppato e poi adesso ne ho fatto un altro. Ma la cosa importante è che bisogna capire che la tecnologia è fondamentale per crescere e per creare efficienza. Se non si cresce, non si crea efficienza, non si va da nessuna parte, né per le imprese né per gli studi legali. Per un giovane studente di giurisprudenza che esce laureato da questa facoltà e si approccia ad uno studio legale che oggi gli presenta anche questa immagine, questa nuova organizzazione che magari neanche immaginava, significa dovergli suggerire anche in che modo guardare alla professione?
Questa è una bellissima domanda. Mannaggia che abbiamo solamente un minuto di tempo prima di salutarci. Peccato, quindi... perché questa è una bella domanda perché alcuni non vogliono neanche entrare in un sistema organizzato perché vedono la professione come nel 1800, quindi a quest'idea della gestione del tempo, dell'autonomia e del lavorare quando si vuole. In realtà gli studenti dovrebbero al quarto anno cominciare ad andare a vedere che cos'è uno studio legale oggi perché non hanno idea di che cosa sia. Allora, siccome questa domanda le è piaciuta molto, io le prometto che ci faremo direttamente un'intera trasmissione sui giovani e appunto all'avventurarsi. Magari con dei giovani. Assolutamente, perché no? Prendiamo le nuove leve della professione forense. Volentieri. Nel milanese e quantomeno nel nostro paese. Grazie all'avvocato Topoletto, grazie per essere stato con noi e noi ci rivediamo alla prossima puntata di Business Leader. Buona serata a tutti.